Quante volte ti sei chiesto, ma quello che faccio sul tatami funzionerebbe anche per strada? O meglio ancora, le tecniche che uso durante lo sparring funzionerebbero realmente in caso di un reale pericolo? In questo video voglio darti una risposta che magari potrebbe non piacerti, ma prima un piccolo spoiler. Lo sport da combattimento e difesa personale non sono la stessa cosa. E se pensi il contrario, potresti essere nei guai seri. Molti di noi, quando iniziano a praticare discipline marziali o sport da combattimento, lo fanno con l'idea che lo sport o la disciplina marziale li rende automaticamente capaci di difendersi. Il che è vero, essere fisicamente preparati è un vantaggio, ma credo che sarai d'accordo con me che c'è una grande differenza tra un match sportivo regolamentato con un arbitro e un'aggressione reale per strada. E se pensi che uno sport da combattimento ti prepari allo stesso modo anche alla difesa personale, oggi voglio fartelo vedere con una nuova prospettiva. Se non mi conosci, io insegno jiu-jitsu brasiliano e molto spesso, anzi il più delle volte, quando arrivano persone a chiedere informazioni riguardo al jiu-jitsu, fanno tutte la stessa domanda: ma se io inizio a praticare jiu-jitsu sono anche capace a difendermi? No, sai, perché a giorno d'oggi non si sa mai cosa può capitarti per strada, eccetera eccetera. Sono tutte domande lecite che uno può fare, ma quello che io dico sempre a queste persone quando la improntano sulla difesa personale è questo: io ti insegno a combattere, ti insegno a spezzare un braccio, ti insegno a come immobilizzare un avversario, ti insegno a spezzare una gamba, ti insegno a proiettare, ti insegno a combattere con le regole, con il regolamento del jiu-jitsu. Io non ti insegno come difenderti, perché la difesa personale non riguarda solo il fatto di tirare un pugno o parare un pugno, ma è tutto un mondo dietro che lo sport da combattimento non ne tiene conto. Ed è per questo che il primo grande punto su cui voglio farti riflettere è il contesto. Nello sport da combattimento, che sia jiu-jitsu, che sia MMA, che sia pugilato, entri in una competizione con dei regolamenti. C'è un arbitro che dirige l'incontro e ci sono delle regole ben predefinite che tu e il tuo avversario andate a rispettare. Ma quando parliamo invece di difesa personale, per strada non ci sono arbitri. Non è che c'è l'arbitro che ti dice ok, combattete. C'è l'avversario col coltello e inizia a coltellarti. E poi se tu fai time out perché ti vuoi arrendere, lui si ferma. No, non esiste così per strada. Se uno ti vuole coltellare, ti accoltella e fa quello che vuole. Lì è un altro contesto. Quindi cerchiamo di capire il contesto su cui stiamo parlando. Discipline sportive, contesto sano, si combatte con delle regole e con degli obiettivi per vincere. Difesa personale, se uno ti vuole ammazzare, lì devi sopravvivere, non esiste tecniche di craft magia e tutte quelle cose lì. Lì subentrano altri contesti, altri concetti, altre modalità di pensiero che arriveremo più avanti nel video. Poi c'è da dire anche che nello sport da combattimento e difesa personale c'è una grandissima differenza a livello psicologico. In una competizione sportiva sai che è il tuo avversario, sai cosa aspettarti e puoi pianificare anche una strategia. Ma per strada le cose cambiano. Può esserci un'aggressione improvvisa, un'arma coinvolta e devi gestire non solo il combattimento fisico, ma anche il panico, la paura, l'adrenalina. E qui ti faccio un'altra domanda. Hai mai pensato a come reagiresti sotto pressione senza preavviso? In un contesto sportivo hai tutto il tempo per prepararti per affrontare il match. Ma per strada, quando qualcuno ti aggredisce all'improvviso, il tempo di reazione è quasi inesistente. Ma ora parliamo di un aspetto che a me piace tantissimo, cioè le tecniche. Le tecniche che impari in una disciplina sportiva sono straordinarie e richiedono anni di pratica per essere perfezionate. Ma ti sei mai chiesto se tutte quelle stesse tecniche che hai imparato negli anni sarebbero altrettanto efficaci in una situazione di difesa? Prendiamo per esempio le tecniche di jiu-jitsu, perché è quello che insegno, che è quello che mi compete. Io ho sempre detto che il jiu-jitsu, come difesa personale, fa schifo. Come puoi pensare che facendo pull guard ti puoi difendere per strada? Cioè, prova a immaginare che il contesto, magari ci sono anche più persone che ti vogliono aggredire e tu ti metti a fare pull guard. Cioè, ma sei fuori di testa. Non si fa, perché quello che funziona sul tatami molto spesso non funziona per strada. È ovvio che non sto dicendo che tutto quello che facciamo nel jiu-jitsu non potrebbe funzionare per strada. Sto solo dicendo che alcune cose, la maggior parte delle cose che noi studiamo per il jiu-jitsu, non sono fatte per andare a difendersi per strada. Ovvio che magari potresti fare un takedown, un double leg, potresti magari prendere l'avversario e fargli la ghigliottina, eccetera eccetera, ma se ti metti lì a fare pull guard, cioè, non è che fai grandi cose. Diverso è per le donne. Io credo che per le donne il jiu-jitsu sia molto utile, perché ti aiuta gradualmente a capire, durante l'allenamento sto parlando, gradualmente a capire
la forza dell'avversario, quindi l'aggressività che ha l'avversario, perché in palestra è un allenamento e quindi è un ambiente sano e quindi piano piano si abitua a quell'intensità che l'avversario ha, perché giustamente vuole vincere e quindi l'aiuta ad abituarsi a quel tipo di stress. Quindi quello che funziona sul tatami non è sempre la scelta migliore da poter usare anche per strada. Per strada, secondo me, dal mio punto di vista, la strategia deve cambiare, non deve essere quello improntato a quello che fa in palestra, ma ci sono momenti in cui magari devi essere esplosivo, devi attaccare, oppure momenti in cui devi valutare se vale la pena combattere oppure è meglio lasciar perdere e andarsene. Ma la difesa personale richiede qualcosa in più dal mio punto di vista, come adattare la tua mentalità. Lo sport ti dà un set di abilità, ma per difenderti dal mio punto di vista devi avere un approccio molto aggressivo e molto diretto, cose che magari in uno sport da combattimento non ne tiene conto, e devi anche imparare a pensare fuori dagli schemi, perché in uno sport da combattimento tu hai il tuo schema, hai il tuo ring, hai il tuo arbitro, hai le tue regole. Invece per strada non hai niente, lì devi pensare o fuggire oppure combattere, e quando combatti uso tutto quello che hai per sopravvivere. Questo ovviamente è il mio punto di vista, ma se sei arrivato a guardare il video fino a qua vuol dire che avrai capito che io non sto trasmettendo il messaggio di scegliere uno piuttosto che scegliere l'altro. Sto solo semplicemente dicendo che sono due contesti, quindi due discipline, che ragionano in contesti totalmente diversi. Puoi essere un ottimo lottatore, quando sali sul tatami i tuoi avversari tremano, e allo stesso tempo prepararti anche per la difesa personale se l'argomento ti interessa. Il punto è che devi essere consapevole delle differenze. Un punto è allenarsi per le competizioni, allenarsi per difendersi è tutt'altro. Questo perché nei tuoi allenamenti puoi provare situazioni in cui ci sono regole, in cui l'obiettivo magari è fare quei due punti che ti mancavano per vincere o per eseguire la tecnica pulita. Se vuoi allenarti per le situazioni reali, invece, lo scopo o l'obiettivo non è quello di fare i due punti, ma è quello di uscire più velocemente da quella situazione. Non si combatte per dominare l'avversario, ma si combatte per sopravvivere. E questi sono due approcci e due modi di allenamento totalmente diversi l'uno dall'altro. Voglio concludere questo video dicendoti che non sono assolutamente d'accordo con i maestri che ti vendono la disciplina sportiva, come anche difesa personale. Perché, come abbiamo visto in questo video, sono due scenari totalmente diversi, con obiettivi totalmente diversi l'uno dall'altro. Per strada combatti per sopravvivere o per fuggire, sul ring combatti per vincere, e lì ci sono dei regolamenti che tu rispetti e anche il tuo avversario rispetta. Spero che questo video ti abbia fatto riflettere sulla differenza tra sport da combattimento e difesa personale, e quanto la preparazione è totalmente diversa per una disciplina piuttosto che l'altra. Ci vediamo nel prossimo video.